sta passando bimbi e bici. È un'occasione buona per vivere la città in bicicletta, visto che non abbiamo l'abitudine, che invece dovrebbe essere quella giusta, di andare in bicicletta più possibile. Perché è bello viaggiare in bicicletta, respirare un po' d'aria, poi si sta tutti insieme almeno. Torna bimbi in bici, questo amore per la bicicletta è sempre molto così, no, evidente. Certo, certo, ma questa è la controprova di quello che noi asseriamo tutto l'anno. Cioè che se si dà la possibilità alle persone di andare in bicicletta non ne perdono assolutamente l'occasione. Perché è divertente andarci e poi pure se si cade, cioè, è pure bello perché dopo ci si rialza. Purtroppo questo è un evento unico all'anno e ci dispiace, noi vorremmo che, non dico tutti i giorni, ma gran parte dell'anno si potesse viaggiare tranquillamente, sicuramente, soprattutto sicuri. La pista ciclabile c'è per andare nel mio luogo di lavoro, però comunque sia una pista ciclabile che a mio avviso è estremamente pericolosa. Ho saputo anche in Calamandrei, mi sto riferendo lì, ci sono stati degli incidenti e sinceramente io non me la sento, anche se avessi proprio voglia di recarmi al lavoro in bicicletta avrei qualche remora, perché effettivamente il rischio di incidenti è altissimo. Sta passando bimbi e bici. Diamo allora alla mobilità appunto sostenibile e alle piste ciclabili del comune di Arezzo. Ma diciamo che potrebbero essere migliorate. Noi da sempre si chiede di perlomeno di quelle esistenti di fare in modo che abbiano una continuità, cioè nel senso che non facciano una pista ciclabile di 500 metri e poi arriva in fondo e uno non sa più dove andare. Collegarla con altre piste ciclabili. Non è una città non ciclabile Arezzo, potrebbe diventare ciclabile con pochi ritocchi e io mi auguro che i nostri amministratori prendano coscienza di questa richiesta.